Inchiesta sugli interessi mafiosi nelle scommesse online. 28 le persone arrestate in Sicilia. Occupata dagli anarchici l'ex sede della delegazione comunale dell'ottava circoscrizione a Palermo. La carovana degli Appennini Siculi ha chiuso il suo giro facendo tappa nel Parco delle Madonie. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di mercoledì 14 novembre. Come avete ascoltato nei titoli, inchiesta sugli interessi mafiosi nelle scommesse online. 28 le persone arrestate in Sicilia. Su disposizione della Procura distrettuale della Repubblica di Catania, nell'ambito dell'operazione di Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri. Vediamo il servizio. Associazione mafiosa, associazione a delinquere a carattere transnazionale finalizzata all'illecito esercizio sul territorio nazionale di giochi e scommesse sportive, di riciclaggio, di autoriciclaggio, di intestazione fittizia di beni, di truffa a danno dello Stato, di omessa e infedele dichiarazione dei redditi, reati aggravati dalla finalità di agevolazione dell'associazione di stampo mafioso per avere consentito ai due sodalizi mafiosi l'infiltrazione e la connessa espansione nel settore dei giochi e delle scommesse online, nonché l'autoriciclaggio dei proventi derivanti dalle attività criminose alle stesse associazioni. Queste le accuse nei confronti di 28 persone arrestate oggi su disposizione della Procura distrettuale della Repubblica di Catania nell'ambito dell'operazione di Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri. Eseguite anche in via d'urgenza sequestri preventivi di beni per un valore di circa 70 milioni di euro, sia in Italia che all'estero, nonché di 46 agenzie di scommesse internazionali Point ricadenti nelle province di Catania, Messina, Siracusa, Caltanissetta e Ragusa. In particolare la Guardia di Finanza di Catania, con l'ausilio del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, lo SCICO, ha dato esecuzione a sequestri preventivi finalizzati alla confisca anche per sproporzione di un patrimonio complessivo dell'ingente valore in virtù di approfondite indagini economico-finanziarie e con l'attivazione dei canali di cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia che hanno consentito di individuare e sequestrare circa un centinaio di rapporti bancari e conti correnti accesi in Italia e nelle isole di Man, mentre altrettanti conti correnti e depositi bancari sono stati individuati in altri paesi. La stessa Guardia di Finanza ha inoltre sequestrato 25 centri scommesse attivi nelle province di Catania, Messina e Siracusa. L'Arma dei Carabinieri ne ha sequestrata una con sede a Mister Bianco, mentre altre 20 sono state individuate e sequestrate alla Polizia di Stato, riconducibili direttamente o indirettamente al Clan Cappello. Le indagini condotte dalle tre forze di polizia sono state distinte e autonome tra loro, ma coordinate dalla Procura secondo un unico progetto investigativo che prevedeva la suddivisione delle aree di intervento in modo che Guardia di Finanza e Carabinieri si occupassero delle attività illecite facenti capo ad esponenti di spicco della famiglia catanese di Cosa Nostra, in particolare a Carmelo, Vincenzo, Giuseppe e Gabriele Placenti, la cui attività criminale per conto della famiglia Santa Paola e Arcolano, anche in settori diversi da quello del gaming online, era già ben nota ai militari dell'arma, mentre la Polizia di Stato seguiva le attività illecite riconducibili ad esponenti di rilievo del Clan Cappello. Le indagini si sono avvalse tutte del contributo di un collaboratore di giustizia che era stato, grazie alle proprie competenze tecniche specifiche, l'ideatore della struttura organizzativa utilizzata dai sodalizi mafiosi per operare nel settore e che è stato anche quindi in grado di fornire la chiave di lettura idonea a disvelare il sistema illecito. Cambiamo pagina. Occupata dagli anarchici l'ex sede della delegazione comunale dell'ottava circoscrizione a Palermo. Un edificio vuoto già da qualche anno, occupato due sere fa. Un'azione di protesta che dovrebbe concludersi a breve. Già notificato lo sgombero. Un gesto forte: occupare un immobile in via Libertà. Sì, è un gesto forte e non a caso scegliamo il giorno dell'incontro dei vertici, quindi dei potenti, che pretendono comunque di ordinare, di creare giustizia seduti comodamente su delle poltrone. Non a caso quindi lo scegliamo questo giorno per rivendicare appunto un diritto all'abitazione, un diritto all'uso collettivo di un bene comune in disuso da anni.
Questa era un'area destinata alla circoscrizione, al comune di Palermo. Verrete sicuramente, non potrete stare qua, io presumo. Lo sgombero è già stato richiesto entro le 24 ore, però ciò non significa che comunque non continueremo a portare il modello comunitario, quindi il modello della comune che avevamo a Vicari, qui in città. Perché ricordiamo che voi eravate a Vicari e il maltempo ha fatto sì che purtroppo abbiate dovuto lasciare la vostra abitazione. Esatto, il maltempo anche legato comunque all'incuria delle istituzioni, perché questo fiume non ha esondato in maniera del tutto naturale. Chiaramente ci sono state delle disattenzioni per quanto riguarda la manutenzione del fiume, quindi è chiaro che il fiume, avendo esondato, ha distrutto la nostra comune, ma questo non ci ha demoralizzati, al contrario, ci ha spinto a sfruttare questo periodo per innanzitutto rivendicare il concetto appunto di abitazione, di diritto all'abitazione, e soprattutto svolgere attività politica e culturale nelle zone in cui risiederemo. Ma qual è il vostro sogno? Cosa avreste voluto sviluppare? Avete parlato anche di un'area per bimbi, insomma. Allora, il nostro sogno è sicuramente quello di diffondere comunque un pensiero libertario, far capire anche alla cittadinanza che senza leader, senza rappresentanze, comunque si ha la capacità di autodeterminarsi e creare qualcosa di buono per la società. Provocatoriamente, non è un pensiero superato al giorno d'oggi. Ma in realtà, se non fosse stato per le utopie, diciamo, ad oggi non saremmo neanche qui a parlarne. Tutto ciò che era utopia poi col tempo è stato realizzato, quindi penso che l'utopia sia un motore che spinge le persone a creare nuove idee e nuove esperienze. Abusivismo a Bagheria. Il consigliere comunale Giuseppe Cangialosi chiede all'amministrazione il numero degli immobili da abbattere. Io penso che questa amministrazione, l'ho sempre detto con le varie interrogazioni che ho fatto, ha operato in maniera non oggettiva, ma in maniera quindi in maniera discrezionale, anche perché è da 4 anni sottoscritto che chiede all'amministrazione di fare una ricognizione su tutti gli immobili abusivi che andranno a demolizione. Questa amministrazione è da 4 anni che fa finta di non sentire e quindi continua ancora oggi a sbagliare mandando ordinanze di demolizione così, senza tenere conto dell'intero numero degli immobili abusivi, perché loro fanno finta di non sapere quanti sono, ma loro lo sanno quanti sono. Così come ha detto il Presidente della Regione, che ha chiesto a giugno e poi a settembre, reiterato l'istanza, di fare luce sul numero degli immobili abusivi. Questo perché? Perché logicamente, avendo il numero preciso degli immobili abusivi, non dico preciso ma quasi preciso degli immobili abusivi, si può decidere bene o male quindi su come operare, sui metodi e sul modo di operare, seguendo sempre il protocollo d'intesa fatto dal sindaco e dalla procura. Quindi avere il numero preciso e fare le ordinanze di demolizione in ordine cronologico, non come stanno andando loro fanno finta di non sapere qual è il numero preciso, perché oltre a quelle che sa la procura ci sono quelle delle pratiche di condono che devono essere denegate in quanto vicino ai 150 metri o nelle zone a rischio. Abbiamo visto la tragedia purtroppo di Casteldaccio, ma benissimo poteva capitare anche a Bagheria, attenzione. Abbiamo cercato di far luce insieme al consigliere Tornatore, che ha fatto l'accesso agli atti dell'intera documentazione dell'ecomostro, dell'ecomostro, anche perché si capisce, a parte il fatto che magari loro hanno comprato in maniera legittima dal tribunale, da un'esperienza fallimentare, ma resta il fatto che il modo e il momento non mi sembra opportuno per un sindaco o per un deputato nazionale, visto che si chiedono dei sacrifici ai cittadini andando a demolire gli immobili abusivi. Quindi penso che non sia stato il momento opportuno. Anche su questo abbiamo capito dai primi accertamenti che l'immobile, oltre ad avere l'ampliamento abusivo che con l'articolo 40 non si può sanare in quanto la legge non lo prevede, in quanto realizzato dopo il 76, l'intero immobile è stato realizzato in difformità a delle autorizzazioni rilasciate, che abbiamo autorizzazione del 65 del comune a gennaio 65, la sovrintendenza, nonostante i lavori finiti, ha dato un parere nel febbraio e il giro civile a marzo. Quindi capite che si sono succedute delle autorizzazioni, anche se c'è un'agibilità che poi non risponde alla verità,
e non risponde ai grafici allegati all'autorizzazione. Quindi parliamo di un immobile realizzato in difformità alle autorizzazioni del 1965 rilasciato, quindi l'immobile in atto era abusivo, in quanto non eseguendo, è come quando uno chiede una licenza per fare un piano terra prima e poi realizza piano terra prima e secondo, l'intero immobile risulta abusivo, non è che è solo il secondo piano abusivo, quindi gli atti autorizzativi vengono meno e quindi devono essere acquisiti nuovi atti autorizzativi per l'intera realizzazione dell'immobile. Non si può incriminare solo la parte di sopraelevazione, in quanto l'immobile è stato realizzato nella sua interezza difforme all'autorizzazione rilasciata. Morte per pena, il tema della conferenza sul sovraffollamento e la sanità in carcere che si è svolta a Palermo, promossa dal parlamentare regionale Vincenzo Figuccia. All'incontro hanno preso parte i dirigenti del Partito Radicale, Rita Bernardini, Donatella Corleo e Sergio D'Elia e l'ex presidente della regione siciliana Salvatore Cuffaro. Con un numero da 1 a 10, secondo lei quanto l'attuale sistema penitenziario interpreta la missione prevista dall'articolo 27 della Costituzione? No, è criminogeno il sistema penitenziario. Quindi un dato da 1 a 10, ecco. Zero. Cioè non induce al cambiamento. Ciò nonostante accade che i detenuti cambino loro e cambiando loro mutano la situazione in cui si trovano. Bisogna far leva e avere più fiducia del cambiamento dei detenuti più che del sistema penitenziario. Abbiamo parlato di sovraffollamento, abbiamo analizzato i dati, viene fuori che oltre 58.000 sono in questo momento gli ospiti all'interno delle carceri, parliamo di quindi più di 8.000 persone, un sovraffollamento non più accettabile che fa tra l'altro il paio con un altro dato che è quello relativo alla sanità all'interno degli istituti penitenziari. Quando c'è il sovraffollamento, che cosa succede? Che tutta la struttura del carcere diventa sempre più fatiscente perché sono più persone ad adoperare le docce, i lavandini e tutto il resto. I detenuti hanno poco spazio, le attività trattamentali si riducono, quindi diventa il carcere semplicemente un luogo di contenimento senza alcuna rieducazione. Infatti chi esce dal carcere poi torna a delinquere. Lei tra qualche giorno incontrerà il ministro Bonafede. Qual è la prima cosa, ecco, che chiederà al ministro? Ma gliel'ho già chiesto. Tra le tante. No, ma è una, io chiedo una sola cosa. Chiedo che l'Italia esca fuori da una condizione di violazione dei diritti umani fondamentali. La risposta che mi può dare può essere anche diversa da quella che potrei dare io, però non può sorvolare questo che è un problema di Stato di diritto e di democrazia. È la Costituzione che prevede che il carcere serve a rieducarsi, a risocializzarsi e quindi a redimersi. Noi che crediamo in questa Costituzione che abbiamo appena finito di difendere dobbiamo sperare che questo possa avvenire e comunque lo Stato non può far finta di non sapere che la sua carta maestra, che è la Costituzione, prevede questo. Quindi ha il dovere di credere che il reo possa redimersi e che possa rieducarsi e risocializzarsi, altrimenti credo che non avrebbe senso che le nostre carceri continuano ad essere definiti luoghi di rieducazione e di risocializzazione. Non è possibile far vivere delle persone e mantenere integra la loro dignità quando le si tiene in 12-14 metri quadrati in 7, 8, 10 persone. L'Unione Europea prevede che per allevare i maiali è necessario che ogni maiale abbia a disposizione 7 metri quadrati. E se chi vuole allevare, vuole fare l'allevatore di maiali, non rispetta i 7 metri quadrati per ogni maiale, i NAS gli chiudono l'allevamento. Ma vogliamo trattare i detenuti almeno nella stessa maniera con cui si tratta, con cui l'Unione Europea ritiene di trattare i maiali dandogli 7 metri? Quindi io penso che serva una qualità delle carceri e delle celle migliori, dove si possa immaginare di fare una vita sì ristretto dalla libertà, ma dove vengano salvaguardati quelle che sono le caratteristiche principali perché uno possa mantenere la propria dignità.
La cattiva gestione del cimitero, bagheria fra corruzione e mancato ampliamento. Ascoltiamo il consigliere comunale Emanuele Tornatore. La situazione al cimitero è una situazione, diciamo, anche di altro tipo, cioè se da un lato abbiamo visto il sistema di corruzione e di malaffare che c'è e quindi che le forze dell'ordine hanno scovato, e se la politica ha denunciato questo malaffare, lo ha fatto l'amministrazione, da come sostiene il sindaco, che ha collaborato chiaramente con i carabinieri, chiaramente, perché un sindaco non può andare a collaborare. Ha fatto il proprio dovere, così l'abbiamo fatto anche noi consiglieri comunali, già da tantissimo tempo. Noi abbiamo non solo portato in consiglio comunale l'ordine del giorno per dire ampliamo il cimitero, c'è anche un project financing, facciamo la variante, fate tutto quello che è possibile fare per evitare che ci sia l'emergenza, perché guardate, la corruzione, il malaffare attecchisce nell'emergenza, e la politica non deve solo, e fa bene, a denunciare, ma deve anche risolvere il problema. Per cui noi non solo nel 2015 ne abbiamo, subito dopo insieme all'amministrazione, abbiamo detto guardate, fate questa variante, ampliamo il cimitero, ma eravamo ancora a pochi mesi, ma ancora dopo, fino a quando noi nel 2016 come consiglieri comunali di opposizione abbiamo fatto un esposto, una denuncia pubblica alla prefettura, alla polizia, al nucleo operativo ecologico dei carabinieri. In questa denuncia noi abbiamo analizzato, dopo aver fatto un sopralluogo qui, lo stato in cui versava il cimitero, e quelle foto che abbiamo visto dalle immagini, quelle bare, ecco, tutto questo è stato ampiamente, vedete che c'è qua, ampiamente documentato, e già dicevamo anche con altri diciamo, comunicati, con altre foto, guardate che c'è qua, PD inaccettabile l'abbandono, questo è nel 2016. Noi dicevamo che già dall'inizio questo cimitero era in uno stato di degrado e di abbandono, non è stato fatto nulla, per cui fino a qualche giorno fa qui le condizioni in cui versava, in cui si trovavano i parenti a trovare i propri defunti erano condizioni pietose. Allora, in questa condizione di emergenza, in questa condizione di non governo, di non amministrazione del cimitero, attecchisce quel malaffare, quella corruzione che si fa forte nella debolezza della gente. Allora, noi dobbiamo denunciare, e bene abbiamo fatto sia noi che l'amministrazione, tutti quelli che l'hanno potuto fare, ma dobbiamo anche però dire alla gente che non siamo riusciti, non sono riusciti a fare nulla per evitare questa emergenza. In questa vicenda, così come in tutte le altre vicende che hanno in questo momento colpito l'amministrazione di Parizio 5, si evidenzia una totale incapacità di governo della città, a partire dal cimitero. E quindi se da un lato ci sono le indagini, da un lato ci sono le denunce, da un lato c'è la corruzione e il malaffare, dall'altro lato però c'è l'incapacità di gestire un problema e di far diventare la città normale. Avanguardie Educative è un progetto di ricerca-azione nato dall'iniziativa autonoma di Indire, cui ha aderito l'Istituto Ascione di Palermo. Ascoltiamo la preside. È un progetto a livello nazionale promosso dall'Indire, che è l'agenzia nazionale che si occupa anche di valutazione e di promozione sul territorio delle nuove tecnologie, del nuovo approccio metodologico all'interno delle scuole. Noi siamo scuola adottante di queste nuove metodologie. L'Ascione ha adottato nuove metodologie per avvicinare la scuola, gli alunni allo studio utilizzando il loro stesso linguaggio, il linguaggio che loro utilizzano attraverso i social, attraverso i cellulari, attraverso gli strumenti multimediali. Ecco, abbiamo utilizzato questi strumenti per avvicinarli ai contenuti della storia, della geografia, discipline, contenuti disciplinari, e abbiamo ottenuto i risultati che ci aspettavamo. Abbiamo avvicinato i ragazzi alla scuola facendo la mare, quindi ottenendo risultati che di norma purtroppo erano molto carenti, cioè abbiamo risolto il problema della dispersione scolastica. I tassi di dispersione scolastica si sono molto migliorati e i ragazzi frequentano con amore. Non solo questa percentuale è ormai
quasi scomparsa, ma anche i risultati relativi al profitto sono realmente migliorati, tanto è vero che grazie a queste nuove metodologie adottate l'anno scorso abbiamo vinto con i corsari assetati, di cui siamo orgogliosi e abbiamo parlato pure in questa emittente, abbiamo vinto il progetto nazionale che ci ha permesso di essere ospiti a Bruxelles al Parlamento Europeo. Questa nuova metodologia quindi è anche un modo per riuscire a entrare meglio nel mondo del lavoro? È un modo per avvicinare i ragazzi allo studio e quindi creare maggiori competenze e, essendo formando ragazzi più competenti, i ragazzi sono più pronti ad entrare nel mondo del lavoro. Lei si riferisce al fatto che oggi la scuola, attraverso me, parlerà all'interno di questo seminario che promuove Avanguardie Educative, perché è all'interno di un PON che parla di scuola e lavoro, proprio perché è all'interno della promozione della scuola che forma i giovani come potenziali uomini del futuro e per creare occupazione. In questo senso l'Europa, Bruxelles, dà molte opportunità con i tanti bandi. Sì, certo, e la scuola, Bruxelles dà opportunità, ma la scuola deve saperle cogliere. Noi fortunatamente abbiamo un team di docenti e quindi finora cerchiamo di coglierle tutte al volo. E di questo ringrazio i miei docenti, che sono splendidi e mi permettono di parlare sempre con orgoglio della realtà scolastica che fortunatamente dirigo. La carovana degli Appennini Siculi ha chiuso il suo giro facendo tappa nel Parco delle Madonie. Legambiente Sicilia ha conferito per la prima volta gli stinnardi verdi a coloro i quali si sono distinti nelle buone pratiche per lo sviluppo sostenibile delle nostre montagne, in particolare alla città di Nicosia, all'Aighe Sicilia e all'associazione Identità Madonita di Caltavuturo. Ascoltiamo il presidente Tommaso Muscarella. Noi ci occupiamo di sviluppo del territorio usando lo sport come mezzo per fruire e per godere di un territorio, in particolare quello di Caltavuturo, di Sclafani Bagni sino alla riserva di Granza. Questo territorio copre tre aree molto interessanti ed è una parte della zona SIC che va dietro la Rocca di Sciara, dove lì abbiamo creato un percorso in un'azienda che si chiama il Parco dei Mostri, poi c'è il Bosco di Pietra sino all'antica Grotta dei Briganti, e questa è una zona SIC. Poi la parte più interessante e più forte, diciamo, come offerta di fruizione è quella dedicata all'arrampicata sportiva, che comprende quasi 250 vie con 4 settori e 4 sottosettori che sono pressoché nelle vicinanze di Caltavuturo. Lì c'è un'offerta interessante sia per la parte di fruitori siciliani, ma anche per la parte di fruitori nazionali e internazionali che, come noi riteniamo sia importante per una destagionalizzazione anche del turismo. Cioè, che cosa vuol dire? Che siccome la pratica dell'arrampicata ha grandi fruitori in tutta Europa e nel nord Italia, e la Sicilia ha temperature come quella di oggi qui a Piano Battaglia molto miti, può essere sicuramente un veicolo di sviluppo turistico e di destagionalizzazione, come già avviene a San Vito, che per esempio che è la capitale della Sicilia per l'arrampicata, e lì non a caso gli alberghi non chiudono più, proprio a cominciare da ottobre inizia la fruizione da parte di questo tipo di visitatori. Anche per questa edizione è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News.